Il 16 ottobre 1943 di mio zio Enzo e mio nonno Luciano Gammerino non iniziò nel quartiere ebraico, come molti possono immaginare, ma proprio qui, in Viale delle Milizie, nel quartiere Prati. La deportazione degli ebrei avvenne in tutta Roma. I nazisti qualche giorno prima sequestrarono le liste nella sede della comunità ebraica. Con loro vennero arrestati anche i genitori, fratelli e uno zio materno, Settimio Renato Di Cori. Quando i nazisti fecero irruzione in casa, la mia famiglia credeva che fosse per via dell'aiuto che avevano dato ad alcuni soldati e carabinieri italiani che l'8 settembre avevano abbandonato le divise. Invece non fu così. Lo capirono appena furono portati al collegio militare. Lì trovarono altre persone, sequestrate anche loro, cittadini romani, tutti arrestati solo perché ebrei. Furono deportati a Birkenau, ma da lì tornarono. L'orrore che videro con i loro occhi fa ormai parte della storia.